Da Parco degli Eroi a Parco dei Rifiuti, una trasformazione dovuta ad anni di abbandono e denunciata dall'associazione Diamoci una Zampa, che gestisce e mantiene pulita una porzione di parco dedicata allo sgambamento dei cani. Rifiuti, rami pericolanti e vegetazione infestante caratterizzano invece la porzione rimasta di competenza del comune. Ieri la quarta commissione ha effettuato un sopralluogo sul posto. La parte relativa lasciata libera alla fruizione della cittadinanza, del pubblico, in questo momento è anche al buio perché qui sopra manca totalmente in entrambe le aree l'energia elettrica e già stiamo parlando di un problema di circa un anno e mezzo, 2 anni fa, perché è accaduto questo con la vecchia amministrazione Bonaccorso, che io già l'avevo attenzionato con lettere a cui non ho avuto mai nessuna risposta. E poi ci sarebbe la processionaria perché è un problema che del periodo, ne parlano tutti, ho visto anche nel sito ufficiale del comune di attenzionarla all'amministrazione ovunque si trovasse. Ora ho visto anche che il privato in questo caso viene anche multato se non cura la processionaria ai propri alberi, ma al comune chi dovrebbe fare questo? È importantissimo che questo parco ritorni allo splendore che aveva prima. Ora, noi abbiamo proposto di ripulire immediatamente questo parco perché è impossibile, cioè è assurdo vedere uno scempio del genere, cioè la spazzatura non pulita da anni, il verde non tagliato da anni, cioè è proprio allo stato di abbandono, la parte del parco. E è un peccato dopo che a Giare circa 5 anni fa con l'assessore Cavallaro era stato dato regalato, cioè alla cittadinanza come nelle grandi città, una situazione del genere, cioè avere due sgambatoi a Giare e trovarli oggi all'abbandono è davvero un peccato. Già mi sono sentito telefonicamente l'assessore D'Urso perché ho avuto dei problemi stamattina, quindi l'ho raggiunto telefonicamente e anche lui si sta subito praticando, mettersi in atto con l'ufficio tecnico per provvedere subito alla cerbatura e a togliere tutta la spazzatura che è rimasta qua dentro. Veramente molto vergognoso trovare una villa in questo stato, ma stato di anni avanzati, non è che è un discorso da qualche giorno fa. E quindi ci stiamo mettendo subito all'opera per provvedere a metterla fruibile anche per i cittadini e non solo per lo sgambamento per i cani, ovviamente.